Bobbio, oggi conferenza stampa per illustrare le decisioni che verranno messe in atto dall'amministrazione comunale di Castellammare dopo le decisioni della commissione d'accesso. Perché è stata necessaria questa conferenza stampa? Ma ho convocato questa conferenza stampa perché la vicenda ormai nei suoi contorni generali è nota. Ho avuto la sensazione piuttosto chiara e netta che nel passaparola della città, probabilmente anche alimentato ad arte da qualche personaggio della politica locale, probabilmente, come dire, anche ben individuabile, la cosa stava assumendo una dimensione assolutamente surreale dal punto di vista di quello che si stava diffondendo come il contenuto di questa iniziativa, come eventuali inesistenti margini di discrezionalità che io avrei secondo questa diceria nell'attuare questo provvedimento. Quindi ho ritenuto che fosse arrivato il momento di convocare una conferenza stampa e ve ne ringrazio di esserci per chiarire in maniera diretta e immediata quali sono i contorni reali di questa vicenda. Una vicenda anche dolorosa dal punto di vista di alcuni provvedimenti individuali che dovrò assumere, una vicenda che per me dal punto di vista del mio ruolo di sindaco non prevede nessun margine di discrezionalità o di possibilità di valutazione del merito. Si tratta di una vicenda in cui il Ministero degli Interni e quindi per esso la Prefettura mi impone nella qualità di sindaco di adottare, diffidandomi addirittura appena lo scioglimento del Consiglio Comunale, mi impone di adottare iniziative provvedimentali chiare, precise, nette, non trattabili né sul fatto di adottarle, né sul loro contenuto, né sulla loro tempistica, né nei confronti di chi adottarle. Quindi ho voluto che fosse chiaro tutto ciò perché la gente è necessario che sappia su quale binario, non strada, binario mi devo muovere. La cosa può anche, ripeto, essere dolorosa dal punto di vista di alcune vicende personali, umanamente dolorosa, rispettiamo sempre e comunque la dignità delle persone e il loro diritto in altra sede a dimostrare eventualmente la loro estraneità agli addebiti, però si tratta di una vicenda che io vivo anche come una grande opportunità per la città per mettere subito in campo, e di questo ringrazio il Ministero degli Interni e il Prefetto di Napoli, una potente opera di risanamento civile, di recupero e di ripristino della legalità a tutti i livelli in città e nella macchina comunale. Sindaco, ha avuto pressioni in merito? No, non ho avuto nessuna pressione, non sarebbe neanche utile farmene perché tanto la cosa mi lascerebbe assolutamente indifferente. Per me è un compito che intendo portare a termine, è un compito che intendo portare a termine non solo nel rispetto della legge e per rispettare la legge, ma perché questo rispetto della legge è in questo momento l'unico modo per fare l'interesse della città, l'interesse dei cittadini di Castellammare, delle persone per bene, sono la stragrande maggioranza in questa città. Anche questo percorso è un percorso utile, necessario per ridargli dignità e libertà civile, per ridargli, cioè attraverso il recupero di legalità, l'orgoglio di essere cittadini di una città ben amministrata. Sindaco, per la vicenda che riguarda i consiglieri comunali, quanti saranno quelli che avranno una sanzione e per quando dovremmo aspettarci questi provvedimenti? Non i consiglieri, forse volevo dire i dipendenti, i dipendenti, perché i consiglieri non è un livello che appartiene alla mia cognizione. I dipendenti comunali, ripeto, purtroppo c'è anche che si è diffusa questa notizia, a me dispiace che tanti dipendenti, e sono la maggioranza di questo comune, che sono persone assolutamente ineccepibili sotto tutti i punti di vista, debbano vivere qualche ora in più magari di fibrillazione o di preoccupazione. Si tratta di un numero sostanzialmente ristretto di persone che dovranno essere sottoposte o a verifiche disciplinari o direttamente a provvedimenti sanzionatori, li stiamo confezionando, dovrà essere poi costituita una nuova sezione disciplinare, ci vorrà qualche giorno perché poi si possa diffondere un clima di maggiore serenità all'interno dell'amministrazione comunale. D'altronde nessuno più degli interessati sa a titolo individuale se deve potersi preoccupare di qualcosa o se invece deve, ha motivo per stare assolutamente sereno e tranquillo, e quindi questa anche per me è una tranquillità. Per la vicenda dei dirigenti, lei ha detto oggi c'è stata una significativa novità, un avviso di garanzia per Pietro Di Napoli. No, mi è stato notificato, quindi con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio per Di Napoli. Questa notifica, e perciò ho dato la notizia, vuol dire che ormai l'atto
tutti gli atti sono pubblici e quindi proprio in relazione al parlare che si era fatto nelle ultime ore della vicenda del contratto di quartiere in relazione all'ordinanza del Consiglio di Stato mi ha indotto, mi ha consigliato a fornire questa ulteriore notizia che serve dal mio punto di vista a far conoscere alla gente, ai cittadini, che la questione, a differenza di quanto qualcuno può aver pensato stamattina, la questione del contratto di quartiere è tutt'altro che chiusa o sanata con l'ordinanza del Consiglio di Stato.